Come può una star risorgere dalle ceneri di una valanga di odio online? In questo video di Onda Virale ti porteremo dietro le quinte di una storia di resilienza e forza che ha toccato il cuore di milioni di persone che riguarda Alessandra Amoroso. Resta con noi per non perdere nemmeno un secondo di questa notizia e approfitta ora per iscriverti al nostro canale e attiva la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti. Nel cuore pulsante dell'Ariston, a poche ore dal suo attesissimo ritorno sul palco di Sanremo, Alessandra Amoroso si è lasciata andare a una confessione tanto sincera quanto emozionante. Travolta dall'odio social, ora sono risalita. Con queste parole, la cantante ha aperto il suo cuore davanti a una sala stampa visibilmente commossa, rivelando gli scuri momenti che hanno segnato l'ultimo anno della sua straordinaria carriera. Con Fino a qui, il brano con cui si presenta in gara, Alessandra non fa solo musica, ma racconta una storia di cadute e risalite, di dolore e rinascita, ispirata da un'esperienza personale che l'ha vista protagonista di un inaspettato e ingiustificato odio online. L'origine di questa valanga di negatività? Un breve video in cui, per ragioni organizzative, si vedeva la Amoroso rifiutare gentilmente un autografo a una fan. Da qui, una reazione del web totalmente sproporzionata, fatta di insulti e minacce di morte che hanno segnato profondamente l'animo della cantante. Quella valanga è iniziata qualche giorno prima di un momento cruciale della mia carriera e in quel momento ero così concentrata che non mi sono resa conto di tutto ciò che stava accadendo intorno a me, ha confessato Alessandra, con una voce rotta dall'emozione. Il peso di quell'odio l'ha spinta a una fuga all'estero, una pausa dalla sua Italia per cercare rifugio e comprensione lontano da casa. La Colombia è stata la sua salvezza, un luogo dove poter metabolizzare il dolore e iniziare un percorso di psicoterapia che l'ha vista rialzarsi più forte di prima. Il suo ritorno è segnato da una collaborazione con Takagi and Ketra, il famoso duo salentino, in una serata delle cover che promette scintille. Rappresentava esattamente il momento che stavo vivendo, ha spiegato Alessandra, ora serena e pronta ad affrontare il futuro con una nuova consapevolezza. Ora ci piacerebbe avere il tuo parere. Condividi nei commenti come la musica e le storie di resilienza hanno influenzato la tua vita. Hai mai affrontato momenti difficili che ti hanno ispirato a rialzarti più forte di prima? Raccontaci la tua esperienza e unisciti alla nostra community per condividere forza e ispirazione. Non dimenticare di lasciare un like al video se la storia di Alessandra ti ha toccato il cuore. Il messaggio che Alessandra vuole lasciare è chiaro. Non importa quanto dura possa essere la caduta, ciò che conta è la capacità di rialzarsi e imparare da quelle esperienze. Fino a qui non è solo una canzone, è un inno alla resilienza, una storia di rinascita che Alessandra Amoroso è venuta a Sanremo a condividere. E sul sogno di un podio tutto al femminile. Perché no? Schifo non mi fa! Conclude con un sorriso, pronta a lasciarsi alle spalle la tempesta per abbracciare un futuro luminoso. Per oggi è tutto! Grazie per averci seguito. A presto!